Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, nel video di oggi vi parlo di questo qua, è il Soundplate TLG LAP340. Cos'è essenzialmente? Faccio fatica a tenerlo in mano, ci provo. È essenzialmente un sistema audio 4.1, quindi 4 canali più sub, 2 canali frontali, 2 canali laterali per l'effetto surround e 2 subwoofer che vi faccio vedere qua sotto, sono 2 coni da 10 cm l'uno in carico bass reflex. Qua così da parte c'è lo schiattatoio, sono nella parte latera appunto per il carico. È un sistema che serve da posizionare sotto il televisore lo posizionate sopra, è bello solido, quindi potete non dovrete avere paura su quale di posizionare sul televisore, perché regge quasi 40 kg e è un sistema in grado appunto di migliorare con estrema semplicità la qualità audio del televisore, che come sappiamo fa abbastanza schifo su tutti. Molto semplice, perché per connetterlo basteranno 2 cavi: il cavo di alimentazione qua così e il cavo ottico, che è già incluso nella confezione. Qui poi c'è un piccolo selettore che è identificato con auto power. Praticamente, una volta messo su on e una volta collegato al televisore, quando accenderete il televisore si accenderà anche questo Soundplate in maniera automatica. Se invece volete controllarlo senza la modalità manualmente, insomma senza modalità automatica, qui così ci sono altri 4 tasti: tasto di accensione, tasto del controllo del volume e il tasto funzione per selezionare la modalità di funzionamento. Perché serve un tasto del genere? Perché questo prodotto è anche dotato di tecnologia Bluetooth senza fili. Che cosa serve? A 2 cose. La prima, se avete un televisore LG prodotto dal 2013 in avanti, tramite una tecnologia che si chiama SoundSync, permette di dialogare direttamente col televisore senza l'ausilio del cavo ottico. Quindi accendete, configurate tramite il televisore LG e il suono viene trasferito senza fili su questo Soundplate. Potete poi utilizzarlo come utilizzerete qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, cioè avete un telefono, avete uno smartphone, un tablet, potrete fare il pairing con il Soundplate e trasferire direttamente l'audio della musica. Quindi quando usate il televisore lo utilizzate per amplificare, migliorare la qualità dell'audio del televisore, quando non lo state usando potete utilizzarlo come un piccolo impianto stereo. All'interno della confezione c'è anche questo molto minimal telecomando, con semplicemente il tasto di accensione, un tasto Cinema Sound. Questo prodotto ha 2 equalizzazioni predefinite: uno cinema che migliora la resa dei bassi tendenzialmente, quindi effetti sonori un pochettino più corposi; l'altra, quando è disabilitato, è un'equalizzazione più piatta che serve per far sentire bene la voce tendenzialmente. Il tasto del volume per su e giù, tasto muto e poi il tasto Bluetooth, Optical e LG TV appunto per selezionare la modalità. Provato, per quanto riguarda la qualità audio, diciamo che i bassi sono convincenti, la media medio alta è buona, manca un po' di nitidezza negli alti. Non pensate di avere un vero suono surround, perché dipende anche molto da dove lo posizionate. Diciamo che fa bene il suo dovere, ma se cercate un sistema surround, lasciamo perdere, è meglio di no. Ovviamente migliora di molto il livello qualitativo audio del vostro televisore, su quello ci metto la mano sul fuoco. Quindi è un prodotto abbastanza convincente per quanto mi riguarda, soprattutto perché minimo ingombro sono 70 cm, vi faccio vedere, sono 70 cm di larghezza, me lo sono segnato da qualche parte là, scusate, qua, 32 cm di profondità e solo 3,5 cm, 35 mm di altezza, quindi potete posizionare sotto al televisore senza alzarlo di troppo e magari scombinare l'angolo di visione. Come detto, prodotto convincente, plastica però bella dura e semplicissimo da usare. Quella è la cosa che, un punto a favore di questo prodotto, è che è veramente semplice da usare. Prezzo non è proprio economico al massimo, sono 300-320 euro per questo prodotto, però se pensiamo a un sistema di altoparlanti, l'ingombro ridotto che dà questo, la facilità d'uso, più o meno coi prezzi siamo lì, avendo una soluzione più elegante.
Direi che per questo l'app 340 DLG SoundPlate è tutto, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video, come al solito. Commentate qua sotto, pollice in su e iscrivetevi. Ciao!